Non sappiamo con precisione quando, dove e da chi il cardinale Giulio Alberoni abbia acquistato la preziosa tavoletta con Lecce Homo di Antonello da Messina. È soltanto nei primissimi anni del Novecento, con la sua riscoperta, che il quadro è diventato la vera e propria punta di diamante della raccolta alberoniana. Straordinario è il taglio ravvicinato, cinematografico, con cui la figura del Cristo si presenta drammaticamente allo spettatore. Ci sembra quasi di poterlo toccare al di là del sottile parapetto che reca dipinto un minuscolo cartellino ripiegato con la firma dell'artista Antonellus Messaneus Me Pinxit e anche la data d'esecuzione, in parte illeggibile, ma verosimilmente il 1475. Alla sicurezza dell'impianto spaziale e prospettico si unisce una straordinaria raffinatezza d'esecuzione, che siamo a tutt'oggi in grado di apprezzare grazie alle eccellenti condizioni di conservazione della sottilissima tavola, dipinta con colori ad olio per velature trasparenti di colore, senza che sulla superficie si legga alcuna traccia della pennellata. Siamo così ancora in grado di apprezzare la memorabile resa di particolari, quali l'ombra proiettata dalla corda sul petto, i capelli inanellati, i finissimi peli della barba, gli occhi arrossati dal pianto, le lacrime e le stille di sangue, che contribuiscono in maniera decisiva all'effetto intensamente patetico e realistico che promana dal doloroso volto di Cristo.